oggi. Cazzo, mancano solo due giorni alla fine del concorso per vincere quest'Audi S3 4 Tribute by Bay. Quindi cosa devono fare? Vai sul sito di fiume.it e partecipa al concorso, mancano solo due giorni, Colosseum. Ladies and gentlemen, welcome back to a new video. Hello. Se vi siete persi la serie del building della Mustang Daniel VFU Performance, andate a vedervelo. Oggi stiamo per fare il test drive ufficiale, o ufuiale, come dicono in Sud Nicaragua. Finalmente, era anche ora, perché insomma. 7 mesi sul ponte, capannoni, posti diversi, mai guidata in vita mia, mai spostata neanche accesa. Cioè, non me l'hanno fatta toccare fino ad oggi, che mi hanno detto hai 2 ore di tempo per fare il video, poi dopo ce la riprendiamo noi. Va bene. L'abbiamo già guidata tutti, tranne te. Cioè, sono l'unico a non averla guidata, passato le notti, sdato sotto e sopra. Signore e signori, quest'auto è stato un progetto incredibilmente lungo e complesso, è venuto fuori decisamente come volevamo. È un'auto del 67, è la Mustang più iconica di sempre, l'abbiamo colorata con un colore mai visto prima d'ora, gli abbiamo fatto tutte le modanature nere, abbiamo fatto tutte le conversioni, gli upgrade che si potevano fare ad oggi. Oggi la prima fase, sì, perché è la prima, perché non è finita qua. Non finirà mai, mi sa. Perché no, finirà, ma nella seconda fase, oggi è la prima fase, si chiude il primo capitolo del Mustang Daniel e andiamo a provarlo per strada per goderci un po' questo sound del V8 americano a singolo carburatore e a tutti i rumori di ferraia che ne concernono intorno a questo Mustang. Però prima andiamo a fare una pescatina, cosa dici, in questo posto meraviglioso? Io lo pianterei a terza pina nel lago e vedere se rimbalza come i sassi. Andiamo a bordo che ci godiamo questo spettacolo di auto. Signori e signori, dopo 7 mesi che quest'auto passa da un ponte all'altro, da un fornitore all'altro, oggi prima volta test drive ufficiale. La prima volta che la guidi, possiamo dire, ufficialmente. Sì, perché l'hai comprata tu e l'hai portata tu in PMG. Io l'ho sempre vista smontata e quindi... Poi un pomeriggio ammetto me la son presa per farmi un giro, 2 foto, 2 video. Ma che cazzo stai a dire? Questo oggi è un test drive perché voglio farvi sentire realmente cos'è una Fastback del 67 col motore originale a carburatore, cambio manuale 4 marce, dove abbiamo rivisitato tutta la telaistica, abbiamo rinfrescato il motore, abbiamo customizzato completamente l'estetica e gli interni, abbiamo montato un assetto nuovo, i cerchi nuovi. E oggi questo test drive si concluderà in una maniera particolarmente innovativa, diciamo. Lavori infiniti, upgrade sempre pronti ad essere fatti. Su YouTube sono video dedicati a uno che monta un baffetto sul paraurti anteriore. Noi in un video YouTube facciamo 4 mesi di lavoro riassunti. Ma questo è il bello del nostro canale, dove se tu non sei iscritto stai facendo un enorme errore. Stai facendo un errore quasi come me che stavo prendendo la Ford parcheggiata. Ora, quest'auto gli abbiamo rifatto davvero tutto, cruscotto, gli interni, abbiamo convertito a digitale l'impianto di strumentazione, abbiamo fatto vari upgrade ed è davvero cambiata. Io mi ricordo quando vedevo te guidarla il primo giorno che l'hai comprata, ho detto mamma mia, ma cosa abbiamo comprato? Però io mi ero divertita a guidarla, ammetto, a me non dispiaceva per niente. Vabbè, adesso è tutta un'altra cosa, però aveva il suo perché, anche l'andaggio. Chiedi sto V8 cosa cazzo canta. Comunque sto V8 cosa cazzo canta. Questi sedili sono spettacolari, sono tanto discussi, a qualcuno li ama, qualcuno li odia, io li amo. Allora, io so una cosa, che questa macchina viene stoccata da noi in BFU e spesso quando arrivano collezionisti guardano i sedili e fanno così e io gli dico gentilmente si sieda a provare l'emozione di questo sedile e in effetti ci abbiamo messo 4 giorni a trovare la posizione di guida ideale, siamo abbastanza sdraiati che il peso lo scarichi sul sedere pienamente e non sulle gambe o sulla schiena. E vi devo dire, ragazzi, abbiamo un assetto duro come il marmo, abbiamo una macchina che hanno disegnato tutto e poi hanno pensato quando l'avevano già messa in produzione. Scusami, ma su quale macchina non abbiamo un assetto duro come il marmo? Mi
faccio fatica. È vero, ma questa in particolare, il 67, non ti aspetti niente di meccanica e di sospensioni. Sto guidando questo Mustang, ovviamente con delle Timberland, come è giusto che sia per me, da settembre a giugno di ogni anno usare solo Timberland o scarponcini invernali. E devo dire che la pedaliera che abbiamo montato è una bomba. I pedali sono particolarmente comodi, li prendi, sono antiscivolo in questo billet aluminium ricavato dal pieno. Ragazzi, dentro sembra di guardare comunque una macchina pronta ad andare all'asta al Barrett & Jackson. Posso dire una cosa? Porca puttana! È di un clean dentro, c'è tutto al suo posto, non c'è niente di superfluo. Ed è uno spettacolo. Abbiamo verniciato qualsiasi componente di nero a polvere. Due automotive ha verniciato di nero qualsiasi cazzo accessorio. Posso dire una cosa? Per una volta qualche dettaglio cromato sul cruscotto mi piace. Sta proprio bene su quest'auto. Non è cromato, non fa errori, è satinato. Il volante, le modanature, è tutto satinato. Va abbastanza, non è che va a granché. Diciamo che per essere un bidone 67 va granché forte, il motore non è stato ancora toccato e l'impianto frenante è il suo originale. Sì, abbiamo messo dei dischi un po' più prestanti, delle pastiglie un po' più carine, ma niente di speciale. Beh, le americane non devono frenare, scusa, vero, se no, brava. Cioè, che esperienza. Se no ti vengono addosso quelli dietro che sanno, cioè, uno normale sa che l'americano non frena, se tu gli pianti una frenata di sorpresa, questo qua ti viene addosso. Sbalorditi. Ho trovato il posto per fare il test drive più infame del mondo. Beh, così puoi provare bene tutte le curve strette di cui quest'auto ha bisogno. Questa cosa canta, ragazzi. What it sounds! How it sounds, motherfuckers! Che bomba, altro che non va, da un colpo dietro. Quattro marce, cambio orribile, però è il suo originale, quindi lo siamo fatti andare bene fino ad oggi. L'auto fa quasi 300 cavalli, però sono 300 cavalli americani, quindi hanno una valanga di coppia, quindi fino ai 4.000 giri sembra di averne un centinaio in più, poi dopo in allungo te ne accorgi. Però proviamo. 100 all'ora. Ma cosa canta? 100 all'ora. Cosa canta? 100 all'ora in due marce, deve ancora fare terza e quarta e poi diventa uno spettacolo. Quindi secondo me questa macchina ha un buon potenziale. Salve polizia. Ci hanno guardati un po'. Prima, seconda e terza davanti alla locale, come al solito. Io non ho detto niente, infatti, però. Faro giallo, modanature nere. Questa macchina è davvero, davvero vicina al punto di arrivo per potersi considerare una Mustang custom da collezione. E oggi alla fine del video vi diremo perché ho detto questa frase. Beh, secondo me però da un certo punto di vista, cioè, è già pronta. Anche così volendo sarebbe una massa da collezione, una bomba. Poi vabbè, noi la non Mustang siamo mai contenti. È una bomba. Ma anche le non fastback sono tutte belle. Certo, la fastback 67-69, come ci insegna Roby, quelle col tetto spiovente sono le più iconiche, più usate nei film, fuori 60 no, secondi. No, non diciamo cavolate, sono decisamente le più belle, universalmente, perché quella linea così fa tutta la macchina, secondo me. Da avanti, quella da dietro sono tutte uguali. Sì. Ho visto dei 65 fatti davvero bene. Mamma mia, ragazzi, il volante è preciso, è un bel bidone sta macchina. Io non mi aspettavo si potesse guidare così bene. È divertente. Cofano che è lungo 7 metri, sembra di guidare il Viper, raga, come tutte le americane. C'è da dire una cosa, però spezzo una lancia a favore del Pontiac Trans Am. Ad oggi è ancora più bello di questo. L'innominato. Il Pontiac Trans Am è una delle macchine americane più belle che abbia mai guidato. Forse col ruotone grosso che gli abbiamo messo, forse non lo so. Beh, perché quella era molleggiatissima, ah, cioè era proprio la tipica americana che uno si aspetta. Vedi che suono. Svegliamo tutto il paese che sembra abbandonato, non c'è nessuno. Vedi che suono. Bene ragazzi, ora torniamo in PMG perché devo dirvi una cosa.
amore, metti in nave perché da qui, se mi lasci qua, muoio di fame che non so neanche dov'è il supermercato. Buongiorno. Colui che l'ha presa il primo giorno vuole più lavorare con noi. Grande Robin. Come la promessa? È bellissima. Bene. Tutta molto bella esteticamente, sopra, sotto. La lista si è allungata, immagino. Non va un cazzo. I cavalli. Il cambio fa vomitare. Il cambio originale, sì. Quindi lo step 2 è necessario, fondamentale direi. Allora, motore tiriamo giù allora a questo punto. Almeno al Berakam. Almeno al Berakam e gli alziamo un po' la compressione con 8 pistoni decenti. E quindi tutto l'annesso. Qui teniamo il suo motore originale, non lo swappiamo, lo rifacciamo da zero, giusto? È un buon motore, lo rifacciamo da zero giusto, così il lavoro è un po' meno invasivo. Avete sentito cosa ha detto? Poi cambio, allora cambio, l'unica soluzione con Mustang, te lo avevo già detto, è un bel 3 Mach 5 marce. Cioè se uno vuole avere un cambio più preciso, più morbido, più moderno, diciamo swap sulla parte cambio, 3 Mach. Okay. Gli aggiungerei, se posso permettermi di darti una dritta, barre di torsione dietro, perché se andiamo con cavalli, ma già adesso ponte, quando fai le curve strette tira, quindi ci vuole, tira assolutamente come una. Poi allora a quel punto facciamo bracci superiori e inferiori di tubo giusti, regolabili con gli strut rod regolabili, e visto che va più forte lo dobbiamo far frenare, quindi 4 freni a disco come Dio comanda, per forza. Cioè andiamo upgrade sulla meccanica e sul cambio, sarà una macchina che andrà veloce. Bisogna che sterzi e freni ancora meglio di così, quindi ulteriore upgrade. Va bene, quanto ci metti? Io adesso gli dico quanto ci dovrei mettere. Sta arrivando il caldo, raga, cioè qui bisogna usarle. In automatico mi taglierà le tempistiche, il timing sarà così. Ordino i pezzi, mi arrivano in una settimana, quindi in 8 giorni, te la do perché avrò un giorno di tempo per farla. 8 giorni. Salvo imprevisti. So che ne avrà 50, perché è un bitone. Vabbè, Roby, tieni e ci vediamo. Ok, per il resto invece come l'hai sentita? Tutto il resto va molto bene. Ottimo. Quindi la dobbiamo fare andare più forte, quindi frenare e curvare di più. Esatto. Ci vediamo nel prossimo video dove torniamo qui da Roby a vedere le lavorazioni, se sta battendo la fiacca o sta realmente facendo ciò che ha detto. Non si batte mai la fiacca qui. Sciogli!